successo è quello del 26 ottobre 2011, Napoli-Udinese 2-0. La partita è cominciata nel frastuono dello stadio San Paolo ed ecco che sentiamo i cori che urlano: avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con te! Libera di prima intenzione ancora all'indirizzo di Bertolo. Raccoglie palla il Napoli, che vediamo più veloce. Bravo Hamsik, che ha superato l'avversario. La profondità per Pandev, zona tiro, vai Pandev! Pandemonio! E poi il tiro di Hiller, traversa! Conclusione potente di Kokan Hiller all'indietro per Labrin. E poi Bertolo. Labrin cerca il suggerimento in avanti. E poi ancora il Napoli che chiude. Attenzione da questo lato, attenzione. Una serie di finte e poi il traversone in aria. De Santis! De Santis! Miracoloso De Santis! Su questa conclusione di Hernandez, ancora De Santis! Andiamo adesso al Vaticano, adesso! Santo subito De Santis! Santo subito! Hernandez, ancora Gargano di forza, verso Napoleone Inler, Cavani, suggerimento ancora in aria per Pandev, sinistro ribattuto. Si oppone con il corpo, ma c'è calcio di rigore! È stato commesso un fallo su Pandev, quanto pare è stato Milanovic. Vediamo se è lui. Calcio di rigore per il Napoli. Si arrabbia Bortolo Mutti dalla panchina. Rivediamo l'azione. Pandev. Con la mano. Ecco il motivo per il quale. Braccio alto. È stato bravissimo. Bisogna dirlo l'arbitro. Che ha visto questa irregolarità. Si imbestialisce Mutti. Tenuto a bada la palla sul dischetto. Il Matador. Fischia l'arbitro, parte con il destro, e la rete! Si gonfia la rete, non esulta Cavani correttamente, da grande ex del Palermo, Cavani non esulta, ale Matador, ti sei tolto lo sfizio di superare nuovamente te stesso, segnando per la quarta partita di fila, vamos Matador, che sei sempre più bomber del 2012. Quello che ha segnato più... Zuniga d'anticipo su Pisano. Donati. Aronica di testa a liberare. Migliaccio. Palla che non va giù. Alla fine ci prova Pisano con questo scatto. Evita Aronica con un dribbling a rientrare. Traversone ribattuto. Ancora Pisano e poi agguanta il pallone con l'uncino. Il pirata Morgan De Santis. Punizione battuta dai piedi di Hiller. Accanto a lui c'è Pandev. Gli serve palla adesso. Prova Pandemonio. Una rotazione ad evitare Donati, poi Pandev suggerisce per Cavani, destro a volo, sotto porta Zuniga, peccato, grande opportunità per il Napoli. Mazzarri sta discutendo con Frustalupi perché non è contento della fase difensiva e questo intervento di Aronica lo conferma. Attenzione Hernandez, il rientro di Aronica e il calcio d'angolo, corner numero 2 per il Palermo. Quindi insoddisfatto della fase difensiva, ormai è tutta la stagione che ne stiamo parlando. È il primo intervento da farsi alla riapertura del mercato. Acquistare 1/2 difensori veri. Dalla bandierina Ilicic. Lo spiovente in aria! La palla resta lì e poi segna propria De Santis. Calcio di punizione. Rivediamo il tutto. La palla resta lì, Migliaccio che si scontra e poi De Santis. Sale Aronica che poi combina con Gargano. Verticale per Pandev, difende palla dall'attacco di Milano, ci scatta bene Hamsik. Le marighiere, dentro la rete! Si gonfia la rete, scatta veloce il nostro orocolato Hamsik. È il sesto gol al Palermo. Ma che t'ha fatto sto Palermo? Tutte le volte che lo incontri ti irriti al punto tale da farti gol. Il nostro orocolato patrimonio dell'UNESCO, Marek Hamsik, e l'avete visto, il cerchio della felicità. Una volta questo era il paese del sole, ora è diventato il paese delle meraviglie, le meraviglie dei nostri tenori. Prima Cavani, adesso Hamsik, sull'uscita del portiere, batte Vidiano, 2-0 per il Napoli. Avanti Napoli, avanti Napoli, stiamo correndo verso la Champions League, abbiamo ritrovato l'energia giusta, il carburante che serviva
rigore, il terzo posto è per tornare a suonare la musica della Champions League. Lavezzi in panchina che non sorride. E no, Poggio, mi dispiace, bisogna gioire con i compagni di squadra. Sta vincendo il Napoli, stai vincendo anche tu, perché sta vincendo il Napoli 2-0 sul Palermo, e il sesto gol ancora per Donati, che alza il pallone profondo verso Ilicic, aggancia bene, Aronica lo perde, attenzione Ilicic, grande recupero di Dandy Cannavaro, il pallone in fallo laterale, rivediamo questa azione, qui Aronica se lo perde di brutto Ilicic, che poi scatta veloce, recupera le energie Cannavaro, che arriva col piede tosto, arriva direttamente sul pallone, mamma mia, contrasto partita. Era candidato a giocare dal primo minuto, non è presente neanche nella lista delle riserve. Sorridono e scherzano finalmente Lavezzi e Vargas. Palermo allo stremo delle forze, lo aveva detto anche Mutti. Napoli non è da meno, ma alla carica di chi ha qualche obiettivo da raggiungere, anche importante. Inler mette giù palla al sinistro, la palla fuori. Inler ha preso una traversa in Seccio, che poi alla meglio. Hernandez prova il sinistro, la palla che viene catturata con calma, agguanta il pallone con l'uncino il pirata Morgan. Possiamo capovolgere il fronte, buon suggerimento per Pandev, che poi effettua il lancio verso Cavani, posizione regolare, ecco il matador, aggancia bene, entra in area con il matador, il destro, aveva fatto tutto bene, poi sul ritorno di Carlos Labren ha fregato il momento della conclusione. In barriera Amsic e Pandev. Chiudiamo tutto, Napoli, dai che tira vento, chiudi la finestra, chiudi tutto Napoli, manca uno spiffero. Donati a spiovere, c'è De Santis, c'è De Santis, c'è sempre lui. Barreto e largo Bertolo, Barreto per questa iniziativa di Donati che termina con un tiro abbondantemente all'arco. Allungamento del contratto fino al 2016, Zuniga che rischia qualcosa, poi recupera ancora il pallone, lo cede Ramsic, entra dentro, traversone, teso in aria, che pestata, si era affiondato Cannavaro, verso Zavi, e poi il suggerimento è di Pisano, spiovente in aria, ancora il Palermo con Bertolo, lo affronta Maggio, non mollarlo adesso, conclusione letteralmente sballata direttamente fuori, però Maggio negli ultimi tempi ha perso qualcosa in marcatura. Ancora il Palermo con Barreto, Donati, ancora Barreto, Bertolo, tocca palla per Zavi, Barreto, attenzione Zavi, destro alto, buona l'azione del Palermo, tutta di prima, Napoli lungo. Da quest'altra parte il duello tra Fernandez e Hernandez, la palla resta lì, è il gol di Hernandez, ma c'era il fuorigioco di Hernandez, però abbiamo commesso un errore gravissimo, è andato giù Fernandez nel contrasto aereo, rivediamo, lancio lungo di testa Fernandez, non ci arriva, eh sì, fuori gioco. Davvero impeccabile la terna arbitrale di questa sera. Inler, Gargano, il movimento di Amsic che difende il pallone di forza, ancora uno colato, carica il destro, ribattuta di Migliaccio in calcio d'angolo. Da quest'altra parte la palla è di Donati, attenzione la conclusione di Aguirre Garay, e ancora una volta si supera De Santis. Napoli che sta soffrendo adesso, ma poi c'è il cambio, entra Lavezzi, esce Pander, applausi scroscianti per il nostro pandemonio Goran Pander, che risponde con un applauso identico. Fai presto Napoli a riscattare questo grande campione, che l'anno prossimo abbiamo bisogno anche di lui. Applausi ed ovazione anche per il Pocio Lavezzi. Barreto insegue il pallone, sulla sua verticale c'è Hernandez, poi centrale, attenzione ad Aguirre Garay, ancora un destro al lato, provato ancora una volta l'uruguaiano, anzi no, era Zavi, poi libera il Napoli ancora con Aronica, la palla per Lavezzi, vai dentro, adelante Pocio,
l'appoggio per Cavani, va veloce il Napoli, entra in area, corre il Matador, va fino in fondo, sotto porta, Viviano! Allontana proprio addosso alla Vezzi, poi Aronica, che è salito in accompagnamento, ancora Aronica, l'appoggio per Hamsik, quando andiamo negli spazi profondi siamo veramente dei forsennati, il branco di cannibali che piace a tutti. Ci prova Zuniga, la conclusione potente, male, nulla di fatto. Fortunato scaraventa la palla su, Gargano l'appoggia a terra, spazio, può andare Uragano Gargano, ancora Gargano, prova il destro direttamente all'alto. Si è concesso una licenza questa sera, ormai siamo ancora Cavani e poi il Poggio Lavezzi, mentre adesso il quarto uomo Peruzzo sta indicando c'è un altro rigore qui. Beh, mi sembra che ci sia stato un intervento di Migliaccio su Cavani, poi sorridono, insomma. Rivediamo. Questo è un altro rigore. Sarebbe rigore ed espulsione, però siamo nella serata della bontà, va bene così. Napoli in vantaggio per 2-0. Cede il pallone ancora a Memeti, poi Zavi, Hernandez, Memeti, Hernandez, chiudiamo, blocca tutto il pirata Morgan. Stasera davvero insuperabile. Muñoz. Siamo praticamente allo scadere. Ancora Muñoz. E adesso sì. L'arbitro dice basta, squadre che vanno negli spogliatoi. Nel trionfo del San Paolo, un tripudio a scena aperta, applausi per tutti, per gli azzurri che hanno vinto un'altra partita con risultato di 2-0, dopo quelle con Novara e Dallecce, a conferma della sostanza che il Napoli ci sta mettendo in questo finale di stagione. Napoli che sale a 58 punti, Udinese, Inter, Lazio restano a 53, a 55 giocheranno domani. Venite a prenderci, dai, siamo lì, siamo a 3 punti, venite a prenderci, se ne siete capaci. Ci fermiamo, linea regia, a tra poco, sempre al San Paolo.